Sono rimasta così, amore. Ai. Ragazzi, mentre io guardavo la strada avanti e non guardavo qua, cioè, guardate che buco che c'è. Ci stavo finendo dentro, eh. Rischiavo di finirci dentro. Mamma mia. Ma poi perché un buco così? Fra un mesetto sappiamo dove venire a prendere i fichi. Indisturbati. Invece qua c'è un'officina. Abbiamo difficoltà a capire che cosa stiamo vedendo. Sì, questa è un'officina. Però vedi tutti questi vasi? Sì. Magari quella a fianco? Era una serra. Era una serra, sì. Chi sarà? Pietro e Paolo? Padre Giuseppe. Ma no, è un santo. È un santo Giuseppe. San Giuseppe? Sì. Hai visto? Ecco dove ci portava la strada. Sì. Ma è grande. È enorme. Vediamo solo dove può essere l'entrata principale. Ho trovato una cosa bellissima, la vecchia insegna. Quella è rimasta intatta. Non si vede da qua. No, poco. Albergo. C'è un'entrata. È sotterranea. Questo è il rosmarino? Sì. Tra fichi e rosmarino siamo a posto. C'è una casa qua e non sappiamo se è abitata, ma secondo me no. Anche questa è disabitata. Non lo so, perché se la diceva proprietà privata, non lo so, ma erano cartelli vecchi. Ma anche questa è abbandonata? No, sì, è vero, perché ci sono anche le persiane un po' così divelte. Fa parte di questo, forse? Sì. Possibile? Per forza. Che grande sto posto. Altrimenti, sì, altrimenti sarebbe già arrivato un cane a sbranarci. Certo. Oh, guarda. Quello è il Po. Non è una bella giornata, eh? Nel senso è molto... Nuvoloso. Nuvolosa. C'è pure foschia. Ma guarda che roba. Ma poi che grande che è. È enorme. Compresa anche questa casa. Sentiamo dei rumori in lontananza e non riusciamo a capire se sono all'interno di questa proprietà, perché è una proprietà, però no, secondo me sono lontani. Comunque sto posto è grandissimo e per cui non so mica, cioè visitiamo l'albergo e basta. Lì c'è l'entrata di questa casa che sembrerebbe abbandonata. Sì, sì, sì. Guarda l'entrata com'era. Ah. Bella? Sì. Una bella casetta in un bel punto. Albergo residenziale. Aveva anche il suo giardino e una bellissima vista. Ciao ragazzini, come state? La struttura che visitiamo oggi nasce a metà del 1800 come convento di suore. Dei padri qualcosa. Come convento dei padri qualcosa. Dopo la seconda guerra mondiale viene convertito in collegio per orfani figli dei carabinieri scomparsi. Nel 1977 venne riconvertito in albergo residenziale, poi abbandonato nel 2002. Quello che vediamo adesso è l'albergo, quello che resta dell'albergo. Si trova sulla panoramica collina di Torino. È un edificio molto grande con un grandissimo parco attorno. Ci siamo fatti una bella sudata perché sembra di essere nella giungla. Ultimamente siamo spesso nella giungla e cerchiamo di essere fuori in 20 minuti. Dubito. Andiamo. Questa è la reception. Sì. Bagno con la doccia. Non so se questa qua è moquette. Sì, questa è moquette. Sono tutte stanze con il bagno. Sì, è con la moquette. Quindi quella... Madonna, ma quanto è grande! Ma è enorme! Vabbè, sono tutte uguali.
tutte identiche. Questa era la reception e forse anche la parte un po' più vecchia. Qui era la sala di ricevimento, potrebbe essere. Sì, magari un ristorante. Un ristorante o la sala colazioni. Guarda, qui dove custodivano le chiavi delle camere. Una chiaviera. Come si può chiamare? Un portachiavi. Ben 154 stanze. Questo qua, vedi, dà sicuramente sul patio. Sul patio. Adesso hai imparato questa parola. Un patio, eh? È in mosaico. No, prima era in mosaico, poi l'hanno intonacato. Perché? Non si può più accedere qua. No. Guardate l'erba che c'è. Abbiamo appena iniziato e già ci stiamo perdendo. Oh, qua la scala è andata a farsi fottere. Che bello! Chissà cos'era questo? Non riesco a inquadrarlo. Tutto in legno, cosa poteva essere? Cosa poteva essere? Una sauna! Ma no! Ma cos'è? Non riesco a capire. Però vedi che anche qui il legno è stato messo dopo. Prima era piastrellato. Sì, va bene, sì. Però quello che dico è che non si può sapere, non è riconducibile a niente. Magari un piccolo... un bancomat, di certo non una sauna. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Guarda, ma però questo già potrebbe sembrare più una zona di bagni, cose così, no? Magazzino, perché arresto, marcia, cos'è che si muoveva qua? È difficile da interpretare. E se fosse questa una cucina? Attenzione, Sì. I nostri cari buchi. Ma era una cucina. Prima o poi ce lo metto un piede. Oh, mi gocciola in testa. Ti gocciola in testa. Era una cucina perché c'è la cappa, una specie di cappa questa. Sì. Poi ci sono le prese. Comunque c'è tanta umidità. Oh, non l'ho visto quel buco. Guarda, vedi? C'erano grandi, magari frighi. Sì, anche. E dava verso fuori. Vediamo se rientriamo là. Se rientriamo in quella stanza, no. No, ci sono le finestre. Ora ho qualcosa nell'occhio, aspetta. Qui ovviamente i writer si sono scatenati. Questo è anche bellino. Sì. Secondo me ci dobbiamo comprare una bomboletta. Così anche noi possiamo venire a fare... Soprattutto tu, che sei bravo a fare graffiti. No, io non sono bravo. Sono mica capace. Ah, quindi al fondo di questa sala ci sono dei bagni, quindi questa... Poteva essere una sala da ballo. Secondo me, non so, una mensa anche questa. Adesso come facciamo a girarla tutta? Non lo so, bisogna salire al primo piano. Guarda quella serranda com'è diventata. Ma cosa le è successo? Stranissima. È pettinata. È una serranda col ciuffo. Abbiamo già trascorso 13 minuti, 12 minuti. Guarda, questi qua sono i cartelli delle stanze, dalla sì, 70 alla 105, dalla 41 alla 57. Beh, certo, dal numero di bagni si capisce quanto fosse grande. Quelli sono dei sotterranei, vero? Sì. Dove andiamo? Ah, guarda che bello qui. Allora, questo come speedurbex... E non è tanto speedurbex. Non è uno speedurbex perché cioè, è talmente lungo. Oppure però l'abbiamo... Scusa. È uno speedurbex di 50 minuti. Però io ho detto speedurbex proprio perché dentro sì, non c'è niente. Nulla. Non c'è niente, però
talmente grande, a posto. Ci siamo già venuti qua, è inutile andare. Ah, abbiamo fatto il giro, sì. Però, madonna, però. Lo senti ancora l'odore del legno? Queste sono altre stanze, sai? Sì, col bagno. Di nuovo? Madonna, ma quante ce n'erano? Guarda questa porta. Sì, però io dubito che questo, quando era un orfanotrofio, sì, diciamo orfanotrofio, dubito che fosse stato così grande, eh. Secondo me è stato ampliato. Ampliato dopo. Questa è la camera numero 11. Però perché hanno anche il campanello? E beh, perché non puoi avere il campanello? No. Salirei su un'altra scala di marmo. Alcune stanze avevano anche l'accesso al giardino. Attenzione al buco, eh. Sì. Cerchiamo di capire dove stiamo andando. Sì, ma... Speriamo di non perderci dopo. Questa è ancora un'altra... Sì. Un altro pezzo. È strano. Ma tu dici che questa fosse una stanza? Sembra più un appartamento. Sì, esatto. Secondo me... Un mini appartamento. Ci sono degli appartamenti. C'è un po' di tutto. Ah... crollato tutto. Crispy McBacon. In questa porta, sala Cavour. Sì, magari ci sono degli uffici, delle... sono tante cose, è una struttura così grande. Sala meeting. Questa non si capisce, è una sala caldaia forse. Vabbè. Una veranda. Però è una cucina questa. Sì, può essere un sacco di roba, guarda, può essere, sì, veramente un sacco di roba. È un albergo, c'è ancora tutto, mi hai detto. Mi hai detto c'è ancora tu, era per farmi venire? No, sì, perché dai, non avevo veramente mai fatto un albergo. Ma sì, ma dai, ma io vedere i posti vuoti così, cioè... Ma è uno speed urbex. Ancora? Allora speed urbex lo fai nel deserto, vai a fare lo speed urbex, ma che discorso è? Vabbè, comunque a me interessava perché ha un fascino, perché ha la sua storia, eh? Tu quindi sai che non c'è niente all'interno e mi dici che c'è qualcosa perché così io vengo, vero? Potrebbe esserci sempre qualcosa. Certo. Non lo puoi mai sapere. No, lo sai perché questo qua lo hanno già fatto anche gli altri, per cui si sa benissimo se c'è qualcosa o meno. Non l'ho mai visto quello degli altri, quindi dobbiamo solo capire come salire adesso, eh? No, forse è meglio non andare. Allora, noi stiamo cercando di salire lassù. Ce la faremo, dai. Sì, ma guarda quanto rosmarino. Portiamocelo un po' a casa. Stiamo partendo per le vacanze. E allora ce lo portiamo in vacanza. Ma questa qua è una scala che per me si può fare. Certo. Dai. Madonna. Sì, sono dei gradini che ci sono e non ci sono. Vabbè, comunque stanze ovunque. C'è anche un piano su, eh? Sì. Vedi, stanze ovunque. Ah, questa qui è la zona di prima dove non riuscivamo ad andare perché è crollato tutto. Non sappiamo più dove girarci e quale zona fare prima. Stanze su stanze su stanze. Mi guardo sempre bene perché ho paura di trovare qualcuno. Eccola, la serranda col ciuffo. Come ha fatto?
c'è quel campanile, una specie di campanile. Sì. Beh, era anche un convento. Certo. Inizialmente, ma infatti in molti punti sembra ancora un convento, ricorda. D'accordo. In certi altri ricorda forse il periodo fascista. Sì. E poi dopo il l'albergo nel quale non sarei mai venuto. Perché? Ma no, non mi piace. Ma è la zona collinare. Adesso. Alcune stanze. Però con vedi che questa struttura adesso dovrebbe girare. Ah, giusto. E come si arriva? Dall'esterno, forse. O dal piano sopra ancora. Comunque dei finestroni enormi, eh. Enormi, ma dimmi, dimmi. Poi, a te sembra una camera d'albergo comunque questa. Sì, con la moquette, anni 80. Con quella finestra? Boh. Sì. E cosa poteva essere? Sì, c'è il suo bagno. Ma scusa, ma quello che quello che mi fa strano, ma non perché io non l'ho mai visto nelle stanze d'albergo, il campanello per ogni stanza. Ma magari c'era per altri motivi e poi è rimasto, oppure perché, allora, quello che voglio dire io, aspetta, in che anni è stato fatto l'albergo? 77-78. Magari sono di prima, chissà per quale motivo, ma poi anche se fosse stato un albergo ad averli messi, perché io non posso suonare prima di entrare in camera? No, certo, ma non ha senso. Io suono il campanello anziché bussare. L'ultimo piano di stanze. Ecco, vedi, guarda, ad esempio, cioè, questa è tutto tranne che una porta che si può trovare in un albergo. Infatti, anche una ruota, uno pneumatico, ho appena cambiato le gomme. Allora, come vedete, un'infinità di corridoi con camere tutte uguali, tantissime. Salve. Salve. Questa è un'altra ala. Sì. Ma... dubito che troveremo altro, cioè che troveremo qualche cosa, qualche oggetto di arredamento, però sicuramente però... Da qua si vede Superga, che dobbiamo zoomare, eccola lì. Ah, altre stanze. Quindi questo qua in realtà è ancora un altro giardino. Sì. Cioè è quello che avevamo visto all'inizio. Dal patio. Sì. Quindi avevano sia un giardino interno che un esterno, cioè interno alla struttura. No, ne avevano anche due interni. Sì. Questo bagno mi sembra un pochettino più... più grande. Sì, un po' più grande, un po' più... guarda. Che cazzo è successo? Amore, che cos'è? Cos'era? Non lo so. C'è qualcuno? No, forse questa qua che ha sbattuto. Chi è? C'è il vento, c'è il vento. Ah, il vento. C'è il vento forte. Che spavento. Ora che adesso si richiude. Sì. Adesso sbatte di nuovo, perché vedi c'è questa finestra da cui passa proprio il vento bene. Chiudi, adesso chiudi. Noi la chiudiamo. No, non starà mai chiusa. Ah sì, forse sì, forse siamo riusciti a chiuderla. Magari riusciamo ad evitarvi di farvi prendere un infarto. No, ma io l'ho già preso. No, che a chi verrà dopo? Mannaggia a te. Era un po' come se fosse crollato qualcosa o qualcuno ci avesse fatto uno scherzo. O qualcuno avesse battuto come per dire andatevene. Sì, ma tanto chi vuoi che ci sia qua? Questa è chiusa a chiave? Ma va. No. È incredibile il numero di stanze che ci sono qua, è incredibile. No, ma continuano, ma continuano. Ancora? Continuano. Continuano. Ma erano 154 stanze. Porca miseria, ma cosa se ne facevano? È finta. Ah, questa sì che è una stanza fresca, è d'estate. Ah, che bella fresca. Ah, ah.
respira un'aria qua. Anch'io. Odio arietta. Sono stufa di trovare scale così, eh? Sì. Allora ragazzi, stavamo andando via, passando di qua ci siamo ricordati di questo posto qua, di questo punto che non abbiamo visto prima. Ora lo facciamo e io sono già entrato, ho già visto qualche cosa di interessante. Intanto qua ci sono degli sci. Poi cos'è quella? Un'altra porta? No, una finestra. Ah, un'altra porta. Vieni. Occhio dove metti i piedi. Guarda qua. Oddio. Scatole di gioielli, bigiotteria. E guarda qua. Wow. Come si direbbe una volta, dei TV color imballati. Questi sono imballati. Questi non sono mai stati usati, secondo me. Questo qua è stato usato pochissimo. E anche questo. Questo non è imballato. Guarda, c'è pure una scatola chiusa. No, non è chiusa. Guarda il soffitto. Ah, c'è anche le pale. E c'è anche le pale. E c'è la scala per salire su. Questa era, non lo so, un magazzino. Ah, questa è quell'altra porta che vedevamo. Uh-huh. Questa è una spalliera di una palestra. Chissà dove si va poi. Guarda. Ma non ci credo. E guarda questa stufa. Bella, eh? Chissà dove portano questi sotterranei, ma io non voglio rischiare. No, certo che non li facciamo. Guarda, questo è uno di quei cesti di vimini che si mettono in spalla. Guarda. Una cantinetta rustica, ma tenuta bene. Sono bottiglie piene. Ma dai. Sia di Schweppes che di questa roba qua, che cos'è? Questo è vino da tavola, bianco. Vino bianco da tavola. Il Quotidianum. E lì ce n'è ancora, eh? Guarda qua. Guarda gli spumanti. Gli spumanti. Atto primo. Che non abbiano fatto. Ci sono anche delle birre. Ma cioè, no, ma queste sono tutte chiuse. Sono tutte chiuse e poi vini pregiati, moscato. Ma guarda qua. Wow. Pazzesco, eh? Qua ci sono delle birre, addirittura. Che non abbiano organizzato una serata. Certo. Sì, una festa, un party. Una festa, qualche cosa qua. Sembra essere abbastanza sicura. Ma cos'era? Un privé? Ma queste travi non sono tanto sicure, però. Ma cosa? No, perché? No. Ma no, io sì. Oddio. Oddio. Che cos'è stato? È stato che in mezzo alle travi ho fatto cadere un chiodino, qualche cosa. Chiamiamola immondizia, anche se non è vera e propria immondizia. Sono Halloween. Guarda. C'è anche il cappello da Halloween. Cioè, hai trovato un cappello da strega? Sì. Allora, sì, devo dire la verità, eh. Infatti, in certi punti queste travi sembrano un po' stupidaggini. Sì, però quello che non riesco a capire è come mai c'è tanto materiale elettronico, tante scatole di materiali elettronici, vedi? Non riesco a capire, neanch'io. Guarda qua, queste, sembra che non ci sia polvere in questi vasi qua, guarda. Sì, qualcosa c'è. Non tanto, però. Sono i misteri. La roba, così come quei televisori, l'avevano imballata in qualche modo per stare qua, per non impolverarsi. È una cosa strana, non capisco. 2003. Comunque era ben attrezzato, aveva anche le luci. Sì, sì, certo. Dai, scendiamo. Sì. La roba non sembra vecchia, eh. Poi quel cappello lì di Halloween. Eh no, e poi queste caraffe. Ma anche sono vedi, nuove. Questa roba qua è nuova. Ma sembra di un ristorante, di un albergo. Ah, era un albergo. Ma quindi, guarda che belli. Belli. Ma quindi, scusami, che non fosse tutto il magazzino dell'albergo? Ma allora potrebbe non era essere. Brutto. No. Devo scendere però al contrario. Ma perché devi scendere al contrario, scusami? Perché queste scale sono corte. Sono strette. Scusate, dammi la luce. Effettivamente non hai tutti i torti, eh? Scenderei di lato, guarda, così si scende. Si scende così qua. Ok, adesso abbiamo trovato qualche cosa di interessante. Questo, guarda, era un piatto doccia. Si è lamentata che mi sono fermato troppo tempo qua dentro, ma finalmente c'era qualche cosa da vedere, a differenza di quell'albergo lì.
L'aspetto negativo dell'esplorazione di posti così grossi è che non riesci a visitarli tutti. Magari ci potrebbe essere una zona, un punto interessante, una stanza interessante o un qualche oggetto, però non lo trovi. Te lo perdi perché giri nei corridoi vuoti, nelle stanze vuote e tu non puoi conoscere, non hai la planimetria del posto e non puoi sapere dove magari trovare, non so, magari una... Non siamo neanche riusciti a trovare una cappelletta. No, che secondo me c'era. Comunque, il posto non lo abbiamo visitato tutto perché non abbiamo trovato ancora il modo per arrivare in un'ala. Certo, non pensiamo che cambi chissà cosa. Sì, ma sono tutte uguali alla fine delle stanze. Incomincia anche a fare buio, più che altro perché è molto nuvoloso e noi volevamo farne un'altra oggi. Sì. Quindi vediamo un attimino. Se riusciamo a trovare... quest'altra zona. Zona, ve la facciamo vedere. Altrimenti... guardo se si entra da qua. L'ho trovata. Allora, o da qui o da lì. Sì, ma io ho paura che qua si apra tutta un'altra zona di nuovo di corridoi e stanze. Infatti è così, però è più grande qui. Ah no, qua ci sono le camerate perché ci sono più bagni. E la camera è anche più grande. Ci stavano forse tre letti. E di qua si vede bene quella parte. Il pavimento è un po' brutto, eh? Aspetta un attimo. Un po' grullo. Sta vibrando. Oh. Chi c'è? Ah, ma perché gocciola? Ah, ecco che cosa c'è, c'era il microfono. Ah. È strana questa camera. Sei una camera? Ah, sai... sì, sì, sempre camere, però... Leggi. Famiglia Taricone, vedi? E allora sono appartamenti. Non per forza sono camere, a volte... Come si chiamano, Taricone? Sì, mini appartamenti. Un nome tipicamente piemontese. Sì. Allora. È quello. Sì, qua abbiamo il gimbal che sta vibrando da un po'. Quindi probabilmente... ecco, adesso ha smesso. Probabilmente alcune immagini saranno un po' vibrate. Adesso ha ripreso. Vabbè, comunque, dai. Ha avuto proprio l'urgenza questo qua di andare a scrivere questa cosa qua sulla polvere di questa stanza. Cioè, cosa ti sembra? Non ho capito. Le stanze, i motel? Le stanze dei motel? No, proprio le case degli americani. Dove, tipo, dove hanno fatto il film con... come si chiama quello? Avevo della carne in frigo. Ah, ti sembra... quei corridoi. Un condominio come Dahmer? Sì, Dahmer. Jeffrey... sì, comunque questi sono dei piccoli appartamenti, può darsi... anche questi sono con la moquette, ed è una cosa brutta. Può anche darsi che fossero, ci fossero dei mini appartamenti per lo staff. Per lo staff dell'albergo. Piano qua le scale, perché ogni scala c'ha il suo buco. Cioè, ogni gradino ha il suo buco. Ancora stanze su stanze su stanze. Sì, ma poi... cioè, era un labirinto questo posto. Sì. Bello questo col terrazzo. Cosa c'è? Comunque, Monica, nel video che abbiamo fatto, l'ultimo qual era? Quello di Villa C***o. Sì, Villa C***o. Dice che a 11 minuti e 37 secondi ha sentito come un colpo di tosse. Mm. Ma in realtà
Quella sei tu che singhiozzi. Ah. E tu quando hai fame ti parte il singhiozzo. Guarda questi lampadari. Che belli, anni 80. Poteva essere questo l'arredamento, magari. Delle camere d'albergo, dici? Delle camere d'albergo, magari poteva essere questo. Sì, esatto. Volevo dire, no? Che tu proprio adesso mi dovevi dire quella cosa, che vedere tutti questi corridoi così, no? Ci sono i gradini. Mi viene un po' di inquietudine. Ma no. E infatti sono tutte così i lampadari. Ah, vedi? Ma anche in bagno. Sì, anche in bagno. Un po' di inquietudine e anche... Cioè, non vedo l'ora di andarmene, praticamente. Andiamo via subito. Ma io... Abbiamo già visto abbastanza. È da un bel po' che volevo andare via. Guarda, qua qualcuno ha cercato di arrampicarsi sulle pareti. Di arrampicarsi, ecco, vedi? Perché voleva entrare lì. Ah, sì, è vero. Bene, io mi auguro che questa sia l'ultima... No, c'è ancora stanza. Sopra. No. Vabbè, comunque qua c'era forse il parcheggio. Questi sono appartamenti. Sì, questi sì, sono grandi anche. Tutti uguali. Aveva anche un fico sul terrazzo. Secondo me quello è cresciuto adesso. Siamo in un vicolo cieco, eh? Non siamo venuti da qua. Non siamo? Non siamo venuti da qua. No. Vogliamo uscirne? Sì, sì. Usciamo. La situa è strana. Sì, è vero che c'è un po' di vento, ma ci sono troppi rumori. Il gimbal sta continuando a vibrare. E niente, quindi ci andiamo. Andiamo. E sentiamo anche dei calpestii sull'erba. Magari non si sente, ma noi li sentiamo. Secondo me è il vento, è il vento. Ma no. Ma è pieno di finestre e porte, vedi? Sì, ma che cammina sull'erba. No, quella è sempre l'erba che si muove. Comunque, fatto sta che va bene così. Sì. Cosa faccio? Guarda che c'è qualcuno. Ma vieni anche tu. Vieni anche tu. Sì, sì. Vai. Mi batte forte il cuore. Troppo forte. Rimarremmo sempre col dubbio. Se c'era qualcuno oppure soltanto il vento, ma poi uno cosa ci viene a fare qua? Però vi assicuro che
i rumori erano davvero, davvero forti, proprio come se ci fosse la presenza di qualcuno. Però, quindi dobbiamo supporre che fosse da solo, perché se ci sono due persone parlano invece okay? No. Quindi o non c'era nessuno, oppure chi lo sa. Oppure c'era uno da solo che girava. Andiamo, dai. Andiamo. Altrimenti? Altrimenti pazienza. Ma ci vediamo. Possiamo solo immaginare che sia tutto uguale. Sì, ma ci vediamo al prossimo video? Nella prossima esplorazione? No. Già? Altrimenti ricordatevi like, commenti, tutto. Iscrizione. E ci vediamo al prossimo video e alla prossima esplorazione. Ciao ragazzi!